Massimo Bassani, vicepresidente del Movimento Turismo del Vino, nonché proprietario dell'azienda Isola Augusta, in Palazzolo, in Doc La Tisana, del quale è anche presidente, e come lui piace giustamente chiamare, nella Riviera Friulana. L'azienda di Massimo è un'azienda che è veramente un fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo del vino, e a questo punto mi piacerebbe che ce la descrivesse, perché ha queste caratteristiche. Ma diciamo che io ho creduto da sempre nel turismo del vino, tant'è che, caro Massimo, sai che abbiamo fondato assieme nel 1993 il Movimento del Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia. Siamo stati, lo dico con un certo orgoglio, tra i primi che si sono aperti al pubblico quando ancora non era molto chic, cioè le aziende importanti avevano qualche problema. Invece, secondo me, il discorso che poi è venuto fuori con grande forza, il fatto di toccare con mano, ecco, quello da sempre io l'ho ritenuto importantissimo, che si potesse capire chi aveva un capannone nel deserto e chi invece seguiva tutta la filiera che oggi tutti hanno capito che è tanto importante: produzione dell'uva, trasformazione nelle proprie cantine, imbottigliamento e vendita. Ecco, poi abbiamo messo una serie di appartamenti, 12 appartamenti credo abbastanza curati, abbiamo messo un ristorante e dei punti vendita aziendali, quindi l'aziendina si presenta in modo piuttosto completo e accogliente. Bene, questo è proprio l'esempio di quello che a noi piace definire turismo del vino, cioè un servizio a 360 gradi. C'è anche da parlare del prodotto. Non meno di quanto un mese fa c'è stata la degustazione delle tre stelle della guida dei vini del Friuli Venezia Giulia, e in mezzo a questi, quanti sono, 23 produttori o qualcosa di più, ecco, c'era anche un tuo prodotto. Ne parliamo. Ti ringrazio, premiato con le tre stelle per noi è un orgoglio, e dico la verità, non solo per Isola Augusta che si è impegnata da sempre, pensa che siamo tra i primi imbottigliatori del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avuto una grande soddisfazione, perché ci siamo resi conto che in una degustazione assolutamente cieca, dove si confrontavano vini tra i più blasonati della collina e quelli della DOC Friuli La Tisana, però i degustatori, enologi e sommelier non lo sapevano, ecco, la nostra azienda è venuta fuori con alcuni prodotti tra i primi in regione. Questo per noi è motivo d'orgoglio, anche se non è assolutamente una sorpresa, perché il fatto di sapere che i più grandi vini francesi del Bordeaux vengono prodotti in condizioni pedoclimatiche assolutamente simili rispetto ai nostri, non è stato altro che una conferma il fatto di verificare che anche noi riusciamo ad avere dei risultati di eccellenza. Perfetto, beh, Massimo in pochi minuti ci ha un po' spiegato quello che stanno facendo anche nella Riviera Friulana, e avere degli associati di questo cabotaggio ci fa sempre un grande orgoglio.